Sentitevi tutti glitter e champagne, cari miei Golden Chef, oggi perché abbiamo molto l'ospite glitter. Molto glitter. Molto glitter. Ecco, l'ospite è giusta. Ciao, come stai? Bene. Tu? Non tanto glitter e champagne tu, eh? Oggi no. Sono un po' semplice perché insomma oggi cosa vuoi? Stasera. Sì, lo champagne più tardi. Allora vi presentiamo Rossella Santini, appunto glittershampagne.com è il suo blog, perché esatto. Tu sei una consulente d'immagine, esatto. Una blogger consulente d'immagine. Sì. Ebbene sì. Ebbene sì. Ebbene sì. Ed ha una bella storia a raccontarci, fatta di una grande passione legata al mondo ovviamente della moda in generale, certo. A 360 gradi, ma anche a quelle che sono le sue capacità di aiutare donne che non siano proprio giovanissime, parliamo dai 30 esatto, ai 55, esatto. Giusto? Non parliamo delle ragazzine, non delle teenager che quelle magari già si arrangiano per già si arrangiano loro. Ecco, e tu potresti oggi darci dei consigli, qualche dritta, ecco, sì. Benissimo, volentieri. C'è una cosa molto carina: mentre Ilenia verserà il nostro amatissimo liquido, quello che ci permette finalmente di reidratarci, tu dici: non esiste una donna brutta o fisicamente inadeguata, basta trovare i capi e gli accessori giusti che la facciano sentire bene con se stessa. Giustissimo. Io direi un applauso, potremmo anche andare a casa finita la trasmissione. Infatti prima ho detto tranne per me, ma come tranne per te, cioè, scusa, questa cosa vale sì, ah no, giusto, perché sì. Tu non hai bisogno, insomma, no, sei talmente nel senso, bella, no, nel senso che sono sempre un po' inadeguata ultimamente. Ma perché noi donne ci abbiamo sempre questo? No, non è dillo. Vero, non è vero, no. Assolutamente. Ti prego, Rossella. Va bene, allora vabbè, dai, ok, mi convinco. Con Rossella cucineremo, sono due le ricette che prepareremo, tu le sai? Sì, però insomma, siccome sono due, perché è capace anche di cucinare, capisci? Vabbè, insomma, poco, cioè, però bella. E sa anche cucinare. Vabbè, allora prepariamoci, cari Golden Chef, una torta di fragole comunque, intanto una per iniziare. Ecco, intanto per cominciare, vabbè, due chiacchiere in cucina arriva subito dopo la pubblicità. Ci ah sì ci 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 ci. Tornate in cucina con questa meravigliosa donna che vedete alla mia sinistra e naturalmente ovviamente per anche più correttezza più politica anche alla destra di Ilenia Bazzacco, che si chiama Rossella Santini, la nostra consulente di immagine, che insomma oggi ci insegnerà una parola nuova, l'armocromia, non prima però di avermi permesso di lanciare gli ingredienti della prima ricetta. Vabbè, pensa che vieni parola con me. Armocromia. L'armonia dei colori sarà tutto mondo da scoprire. Attenzione però, che ci occuperemo intanto della ciambella di pasta sfoglia salata, che con l'armocromia penso c'entra qualcosa. Certo, i colori ci sono. Un rotolo di pasta sfoglia rotonda, 150 g di stracchino, 50 g di prosciutto cotto, 50 g di scamorza affumicata, olive nere, capperi, 4-5 pomodorini, ciliegino. Ciambella di pasta sfoglia salata che mi fa già venire fame, se mi posso permettere, cara la mia Rossella. Certo. Bene. Stranamente, perché a noi non succede mai con mai, vero? Esatto. No. Io per esempio adesso mi metterei con le olive così. Se vuoi intanto sgranocchiare, ecco, se vuoi sgranocchiare qualche oliva mentre parliamo, puoi anche permetterti di farlo. Hai voglia di confetti? No, quelli oggi sono per me. La tentazione continua. Sì. Ecco. Cosa vuoi? Cosa vuoi fare? Da dove partiamo? Allora, donne? Io ti aiuto a tagliare, che in questo caso è una provola. Che è affumicata? Che va bene no. Lo stesso. L'importante sì, ma va bene. Esattamente, a pasta dura, esatto, non però troppo umida. Si scioglie troppo. Perfetto, quindi okay. Scamorza o provola? Tu cosa fai? Scamorza. Io posso tagliare i pomodorini sì. Intanto, così li prepariamo per okay. Dopo. Ok, tu come li vuoi, a pezzettini proprio, a dadini? A pezzettini, sì, non troppo piccoli. Ah, ok. Neanche così. Ok, ok, esatto. Benissimo. Ecco, intanto mentre voi cominciate, no grazie, non vorrei cominciare subito male la puntata di oggi. Allora, ricordiamo il tuo blog, Glitter sì? Champagne, glitterchampagne.com. Glitter Champagne. Bello, spumeggiante, mi piace molto come marchio tuo, perché ti assomiglia molto, secondo sì, me. Sì, è l'unione, insomma, delle cose belle. Del esatto. Glitter e dello champagne, esatto. Che sono cose appunto piacevoli, belle. Esatto, e cose belle come la parola armocromia, che dicevo prima, grazie a Rossella Santini, oggi andremo a imparare, a conoscere. Tu fai consulenze tecniche di moda per ogni tipo sì. Di clientela, ma anche per le aziende. Cioè esatto. Studi le tecniche di analisi per la valorizzazione dell'immagine, analisi del colore, che è l'armocromia per l'appunto, e la psicologia dell'acquisto. Che detto esatto. Così dice... Ciumbia. Che cos'è? Ciumbia. Che cosa sarà mai questa esatto. Cosa così che cosa difficile? Sarà mai? Intanto
è una cosa, mi spiegavi, che tu devi fare fisicamente. Devo fare fisicamente. O nell'azienda, o a casa di una signora. Perché lo studio dei colori si fa con la persona di fronte. Certo. Quindi io per capire, tu continua, mi raccomando, per capire i tuoi colori devo vederti. Certo. Quindi certo. si fa di persona e devi essere struccata senza trucco. Ah, e io è peccato perché volevo dire peccato perché una a caso da usare come test c'era Ilenia, però oggi immaginata allora ho solo un filo di rossetto. Guarda, devi vergognarti, perché sei madre di famiglia, non puoi continuare a dire bugie così. Un filo di rossetto, buonanotte. Vabbè, un po' di mascara, sì. Mi stavo dicendo rimmel, come negli anni '80. Vabbè, dai, il mascara e il rossetto si può anche accettare, dai, accettabile. Allora, fai finta che Ilenia sia senza trucco. Sì. Allora, se Ilenia fosse senza trucco, innanzitutto bisogna farlo alla luce naturale, quindi non alla luce artificiale. Ah, no. Allora vado via, cioè. Oggi non riuscirei a fartela. Però è importantissima questa cosa. Armocromia sta a significare che tu individui, diciamo, quelle che possono essere le texture colorate che possono esaltare la bellezza della pelle. Il colore della pelle. No, anche tessuti, il sottotono della pelle. Sottotono. Spesso noi indossiamo i colori sbagliati che non ci valorizzano, perché se io sono una persona da colori caldi, indosso i colori freddi, è chiaro che non mi valorizzano. Pensa che mi vestirei sempre di rosso e che me lo impediscono. No, non è vero. Io sempre di nero. È un colore che ho scoperto da pochissimo, devo essere sincera, perché non ho mai amato moltissimo il rosso. Però ti sta bene. Grazie. Quindi se ti sta bene vuol dire che probabilmente è il tuo colore. Ma l'ho scoperto, diciamo, mi piacciucchia da poco. No, allora se ti piace è una cosa, se ti sta bene è un'altra. Sì, mi sembra, nel senso che se ti vedi meglio, se ti vedi più luminosa, significa che il colore è il tuo. Tolgo gli occhiali. Grazie, tolgo gli occhiali altrimenti non vedo. Enrico, ti ricordi che avevo le casacchine rosse? Stavo bene, mi pareva, col rosso, vero? Sì, quindi, sì, evidentemente. Dopo ti offro il caffè, come se ti ringiovanisce il tuo colore. Beh, parola grande adesso, cioè, va bene. Per una volta che mi fanno un complimento. No, ti dico che tu io te l'ho sempre detto, che col rosso mi piacevi. Ma no, è che, allora, perché non uso più il rossetto rosso? Perché? Non se l'ha chiesto nessuno. Perché siamo ingrassate di 10 kg. No, perché a me i rossetti non tengono. Cioè, io ho le labbra scivolo, praticamente. E tu non hai le labbra scivolo. Lo mangiamo? Io mi mangio tutto il rossetto, per cui è inutile che sia lì col rosso, che mi dura circa 5 minuti. Ci sono i rossetti a lunga tenuta comunque. L'abbiamo provato. Tutti. No, chi ha il labbro scivolo? Chi ha il labbro scivolo? Allora, però tu, non, scusa, ma abbiamo parlato fino adesso, tu hai fatto tutto questo lavoro? Io ho fatto, guarda, un sacco di lavoro. No, adesso passiamo alla parte più bella. Allora, fatta la linea, diciamo. Sì, questa è quella della pasta sfoglia, anche adesso. Ci bastano questi capperi, non ti ho neanche chiesto. No, bastano. Quindi intanto, dimmi. No, non abbiamo detto che è di Mantova questa ragazza, si sente che ha provincia, eh? La provincia sì, di Mantova. Perché attenzione, perché altrimenti è un segreto di stato. Possiamo dirlo? Possiamo sì, dirlo? Sì. Io abito a Sermide. A Sermide, quello è un bellissimo paese. Mia, no, bella. Dai, scherzo, è un bellissimo paese. Certo. Lo conosci veramente? Sì. Oddio, se mi dici via Rossi dov'è, non lo so, però la a conosco, sono una cittadina carina. Quindi tu hai frequentato, hai fatto il diploma di maturità artistica, hai frequentato la facoltà di scienza dei beni culturali all'Università sempre nell'ambito di Ferrara. Artistico, io resto sempre lì. Ma è da lì che poi parte, secondo me, certo. No? Chi si occupa di consulenza d'immagine. Sì, anche di bellezza, comunque fa sempre parte del mondo. Scusa, cosa hai perso? La rotellina. Stiamo cercando la rotellina, sono io che sono esigente e voglio la rotellina. No, quella che ho usato io per rifilarmi le sopracciglia. No, quella è una pinza. Usiamo il coltello. Non c'è problema. C'era. Mi ha anche risposto. Non so se avete sentito. No, quella è una pinza. Mi ha io ti ho detto. Mi hai anche risposto. Però ti voglio bene. Ok. Secondo me viene ancora meglio. Il coltello. C'è Anna. C'è il problema. Qualcuno, vabbè. Lo stesso. La rotellina. Se la quando abbiamo finito, vedrai che salta fuori. Sì, sai? Salta tanto fuori. Alla fine l'importante è fare l'incisione. Sì. Ma facciamo una croce. Ok. Perché avevo detto un rotolo di pasta sfoglia rotonda, sì, ok? Rotonda, con la rotellina viene sì, meglio, certo, però va bene. E poi facciamo una X. Ah, ok, di modo che vengano fuori tipo un asterisco. 2, 4, 6, 8 spicchietti. Un asterisco, sì. 8 spicchietti.
Vediamo se ce la facciamo. Bellissimo. Potevamo fare anche un cancelletto, però. Sì, hashtag. Hashtag era più di moda. Era più carino. Ok, ce l'abbiamo fatta anche senza la rotellina. Brava. In teoria. Senti, ma le signore che ti chiamano perché tu vada a fare consulenza, poi immagino che alla fine sia bella la sorpresa di scoprire... Sì, di scoprire tante cose che non sapevano. Certo. Sì, assolutamente. Ma li accompagni anche a fare acquisti? Li quindi? Accompagno anche personal a fare acquisti, shopper, sì. Certo. Nel frattempo io spalmo lo stracchino. Bravissima. Ok. Non sulle signore che non sulle signore, esatto, ma solo sul bordo della ciambella. Perché sembrerebbe brutto poi alla fine. Vabbè, diciamo che delle volte ti porti l'amica, quella che ti dice sì, stai benissimo. No, a volte purtroppo c'è da dire che anche la commessa ti dice stai bene, sì, prendilo, che è il tuo. Non ci torno più io da quelle. Ecco. Però succede. Perché, ma lo fanno purtroppo. Perché devono vendere o perché non vogliono umiliare la cliente? Ma forse un po' tutte e due, un po' perché devono vendere, un po' perché insomma. È che poi lo specchio sta male anche a dire. Casa, capisci? Però a volte vediamo dei look improponibili. Cioè delle cose che proprio non si possono vedere. E invece il lavoro che fai con le aziende, io sono molto curiosa. Beh, l'azienda, insomma, ci sono aziende che hanno bisogno di curare l'immagine, certo. Perché ovviamente l'immagine aziendale è importante. Ma parliamo di cosa? Quindi, dell'ambiente? Quindi non so, no, anche delle persone, cioè tu immagina, addetti. Esatto. Ah, quindi un dirigente che io deve... procedo mettendo prego, il prosciutto cotto. No, ma tu brava, hai capito esattamente come funziona. Lavoriamo e parliamo. Esatto. Io uso sempre il plurale maiestatis perché non voglio fare brutta figura. E quindi l'immagine aziendale delle persone che lavorano all'interno dell'azienda. Tu pensa a una catena di negozi che certo, ha dei dipendenti, quindi certo, devono comunque stare a contatto col pubblico e devono avere una certa, o anche solo i rappresentanti, certo, no? Quindi chi va a fare la rappresentanza per l'azienda deve avere un certo, ecco, insomma non si può e mettere la qualunque addosso. Ti beccano su glitterchampagne.com, dicono, esatto, mi contattano sui social, su ecco, Instagram, esatto, eccetera. Esatto, perché comunque sei presente nei social e tu vai lì in azienda e vedi la persona. Esattamente. In base a come, ma anche in base a quello che poi il prodotto... che l'azienda va certo, a portare in giro. Esatto, dipende poi insomma da che azienda sì, e da interessante cosa. Interessante questa ecco, cosa. Ma potremmo anche chiederle se fa una consulenza. Certo, ma io Enrico, no? Vengo niente, volentieri a fare Enrico, la consulenza di Enrico. Maglioncino. Ma no, ma lavoriamo sul mette, tanto. Lavoriamo sul mette, vabbè. Okay. E, senti, invece c'è una cosa molto carina. Io tra l'altro l'ho comprato Nebbia alla vaniglia, che è un tuo sì, romanzo. Sì. Un romanzo vero, la cui nel senso non parla di moda in questo caso, anche no, se no, la protagonista moda, se è una ragazza la molto alla moda. La protagonista è una ragazza molto, molto alla moda. Molto ma alla c'è moda. Un'uscita, un libro scritto a quattro mani con sì, Nicoletta Cillara, esatto, che è una genovese. Ciao Nicoletta, la ciao Nicoletta Cillara, ti salutiamo naturalmente, che è 50 sfumature di stile, esatto, libro scritto a quattro mani ed è un manuale di sopravvivenza allo shopping, allo shopping compulsivo. Vogliamo parlarne però, sappilo. Parliamone, certo, volentieri. Ok, perché c'è gente che effettivamente ha questo problema. Va in giro per negozi e deve assolutamente... Sì. Vediamo se il forno è caldo. Che dici? No, mi difilo. Non sai di che cosa parliamo? Non vuoi saperne? No, cioè io ho dei momenti... Magari ma come mai arrivi? Ha dei momenti di shopping compulsivo. Ma come mai ci parte il trip? A volte ci parte perché magari lo shopping è, usiamo la shopping lo shopping therapy. Ti darei un paio di minuti, ti darei, sai, terapia, Rossella. Andiamo veloci. Shopping, allora. Dopo ne parliamo perché comunque lo shopping compulsivo ne finiamo, stiamo, questi due. Sì. Ne stiamo parlando scherzando, però. Allora, nel frattempo finisco la ciambella che va fermata qua. Fantastico lavoro, guarda. Grazie Barbato, guarda è che bello bellissimo, qua, vero? Bello. Ci mancano i glitter da mettere sopra. Se sapevo. Mannaggia, non ci abbiamo pensato. Non ci abbiamo i glitter da mettere sulla... Non ci abbiamo no, vabbè, pensato. L'importante che bello, è che sia un Rossella, po'... Ecco, che sia ferma bene qua, perché altrimenti poi non si cuoce. Non viene l'effetto... Sole. Che esatto, bello. E poi i pomodorini, che vanno messi qua dove c'è. Che fame mi è venuta. A voi, in studio, a casa, vi è venuta fame, sicuramente. Quanto cuoci in quanto tempo? Allora, cuoce in una ventina di minuti. Ah, presto, quindi deve solamente sì, cuocere la sfoglia, certo, e, esatto, e fondere il formaggio e poi alla il formaggio zone, perché poi utilizziamo quindi ingredienti una ventina che di minuti sono a 160, 165 esatto, gradi. Dipende giusto? Sempre il forno, Cristina. Dipende dal forno. Ah, dipende da che per forno. Per queste sì. Aspetta, vai dall'altra parte.
che magari serva qualcosina di più come gradazione? Ma dipende, il nostro forno lavora bene. Devo dire di sì. Bene. Per cui penso che un 15-20 minuti sia più che sufficiente. Perfetto, già così mi piace, quindi noi siamo pronti ovviamente a infornare e soprattutto siamo pronti a lanciare l'appuntamento con l'educazione alimentare, novità grandi per voi. Andiamo in forno, Cri? Sì. Entri prima tu o io? Entro in forno. Arrivederci, non so se torno. Dite se oggi Mirta Canevari, la donna della salute, con le sue pillole di salute, ciao Mirta. Ciao Cristina, ben trovata. Arrivasse a parlarci di erbe medicinali e integratori alimentari, che sono due argomenti che a noi piacciono tantissimo. Esatto, vi ho già parlato di come molti farmaci che noi utilizziamo in medicina tradizionale abbiano una derivazione naturale. E rimane il fatto che comunque tutti noi facciamo uso di un sacco di integratori, sì, no? Però gli integratori devono integrare. Ricordiamoci sempre che comunque è con l'alimentazione che noi dovremmo darci una mano ad integrare. Esatto. Certo. E comunque, per quanto riguarda questi integratori, la cosa che io sottolineo sempre: se dobbiamo ricorrere degli integratori, cerchiamo sempre che siano degli integratori certificati. Ah, sì. Tant'è che ci sono delle linee guida sulla documentazione a supporto dell'impiego delle erbe medicinali, un decreto del 2012, sì, che dà proprio dei dettami su come dobbiamo classificarli. Certo. Adesso io sono più tecnica di voi, per cui ne capisco il significato, ma sostanzialmente cosa dicono? Che quando parlo in un integratore di un principio attivo, devo sempre esprimerlo appunto in principio attivo e non in pianta tota, perché fa la differenza. È diverso. Esatto, perché la concentrazione di un principio attivo all'interno di una pianta o comunque di un principio naturale equivale a tot, può variare a seconda della pianta, se è più o meno florida in quel momento, del periodo di raccolta, dell'altitudine a cui è stata coltivata, certo, o effettivamente se è una pianta raccolta spontaneamente. C'è una regionalità poi probabilmente. Esatto. Ma il principio attivo invece rimane sempre quello, a prescindere. Il principio attivo è quello o comunque può cambiare il fitocomplesso, perché all'interno di una pianta non c'è mai un principio attivo. Certo. E ci sono diversi principi attivi. Nella curcuma, per esempio, ci sono 230 principi attivi all'interno della radice che noi grattiamo. Ma per quello che è così fantastica potente, questa radice. Potente, prima o poi vi parlerò anche di quella. E quindi bisogna definire in maniera precisa. Certo. L'altra cosa che è bene sottolineare quando prendiamo un integratore alimentare di origine naturale è il dosaggio al quale io mi devo attenere. Se ci sono, se può contenere degli allergeni, se può interferire con dei farmaci, perché se un integratore funziona vuol dire che dentro ha un principio attivo che ha un'azione farmacologica, certo, e questa azione farmacologica può effettivamente interferire con qualche altro principio attivo che non stiamo assumendo. Comunque è importantissimo, ho detto una cosa che andrebbe sottolineata, perché ci sono degli integratori, parliamo di curcuma, ce ne sono di tante produzioni. Esatto. Cerchiamo di dare un indirizzo, perché abbiamo letto delle cose anche, no, ultimamente di una importante azienda che si è ritrovata a immettere sul mercato, immagino insomma a sua insaputa, un prodotto che non era all'altezza della situazione. Come facciamo a difenderci? Così andiamo anche allora, un intanto po' a chiedete consiglio al farmacista. Ecco. Il farmacista che gestisce la sua attività e che quindi deve approvvigionarsi di queste linee di integratori, certo, prima si informa. Per noi l'informazione è tutto, perché se dobbiamo avere in mano la vostra salute, noi dobbiamo essere sicuri di quello che vi stiamo dando. Certo. E dunque ci documentiamo, andiamo a dei corsi, leggiamo, parliamo con i rappresentanti, certo. Soprattutto leggiamo le schede. Io ho un'estrazione scientifica di ricercatrice, quindi mi chiedo sempre il perché delle cose e vado a prendermi proprio gli articoli di documentazione di quel particolare prodotto. E quindi noi possiamo prendere gli integratori in sicurezza, insomma, non dimenticandoci di mangiare bene, perché il primo integratore è il buon cibo, esatto. La nostra farmacista di fiducia. Grazie Mirta, torni a trovarci. Grazie Cristina, molto volentieri. Ok, al prossimo appuntamento in cucina, ci sarete? Spero di sì. E come andrà a finire la fiaba della ciambella di pasta sfoglia salata?
Eccola qua, bambine e bambini, amici di Due Chiacchiere in Cucina. C'era una volta una ciambella che fu mangiata dalle conduttrici. E mentre l'autrice della ciambella, tale Rossella Santini, rimase con un, come dire, col becco a zero. Con i pomodorini. Eccola qua, ciambella qua. Bellissima, come potete vedere. Guarda, stai pure fermo lì, la facciamo vedere. Guardate lo splendore. Adesso prenderai il parta. La cosa bella, come giustamente ci dicevi tu, Rossella, che è molto semplice, ma molto semplice. È molto semplice, possiamo adesso, io l'ho messa sul tagliere perché è comunque una cosa rustica. La decoriamo con qualche pomodorino qua così. Infatti volevo chiederti, questo tagliere per esempio ti serve? Questo tagliere, oddio, volendo te lo posso anche regalare, dai. Volendo. Ilenia, ma dai, lo sai che si chiama captatio benevolenzia questa, non va bene. Cioè, ti arrumi le cose delle nostre, ho tagliato il formaggio, ho ridotto a dadini finissimi. Lei ha collaborato, se l'hai guadagnato, lei sta dicendo me lo sono guadagnato. Naturalmente. Senti, benissimo, allora io direi, visto che è stata così carina, ti regalerà il tagliere, sarebbe molto bello che tu per ricambiare la facessi venire a casa tua e le facessi vedere il tuo guardaroba. Ecco, giusto. Beh, avresti praticamente l'imbarazzo della scelta, la scala cromatica tra il nero, grigio e poi scuro. C'è il grigio scurissimo e poi c'è il non bianco che è sempre nero. Perfetto, lei è la cliente perfetta, ho anche delle cose verdi per i miei occhioni. Senti, insieme. Invece tu, Rossella, dici una cosa importantissima, proprio pochi secondi prima che arrivino gli amici di Ice Veneto per l'abbinamento col vino, cioè che non va bene che una donna abbia poca stima di sé, esca di casa in pantofole, vada in tutona fare la spesa, ma ne parliamo tra pochissimo. Abbinamento con il vino giusto. Non tutte le ciambelle escono col buco. Beh, ma questa vi è riuscita veramente bene. Bellissima anche la presentazione, con tutti questi piccoli loculi dove sono stati adagiati i vari ingredienti. No, loculi non ti piace? No, va bene. Cancello. Aiuto, cancello. Sei unico. Va bene, però onestamente molto molto carina la presentazione. Alveoli. Poi diciamo che gli ingredienti danno all'insieme una sapidità e una certa persistenza gusto olfattivo importante. Allora ho scelto un vino dell'Alto Adige dell'azienda Hofstetter, è un Gewürztraminer annata recente in un certo qual modo, ma guarda quanto è bello il colore. Perché abbiamo scelto il Gewürz? Perché sai, il Gewürztraminer, essendo un vitigno che ha sempre una buona nota alcolica ma soprattutto una buona nota glicerica, ha grande morbidezza e la morbidezza mi serve per contrastare la sapidità importante che c'è tutto sommato in questo piatto. Proviamo a metterci il naso. Chiaramente, trattandosi di un vitigno aromatico, l'intensità è importante, questo sentore di fiori, di frutta tropicale, ananas, papaya, mango, anche una lieve nota di mineralità che ti ricorda proprio la grafite, quel profumo della matita. Appena temperato oppure? Appena temperato, appena fatto, ecco, molto molto piacevole. Proviamo ad assaggiarlo. Senti che freschezza, che acidità. Però è suadente in bocca, accarezza il palato. Se non è invasivo. Assolutamente no, ecco, e crea un piacevole abbinamento, un connubio veramente interessante con questo piatto che avete preparato. Trovo l'abbinamento armonico, buono. Tu che dici? Andiamo a assaggiare un'altra fettina. Eh sì, se questa è una disgrazia che ne venisse un'altra, giusto? Certo. Visto che ci siamo. Funziona questo? Sì, pare di sì. Funziona. Scusate, sono benissimo. I bambini, quando sono gli elettronici non capisco niente. Allora, attenzione, perché la seconda ricetta che Rossella Santini ci insegnerà quest'oggi è la ricetta della torta di fragole. Indovinate che cosa ci vuole per la torta di fragole? Mele. In alternativa, in mancanza delle fragole. Pere. No, però...
No, in questo caso le fragole. Le fragole. Visto che è anche stagione, insomma, mi pare anche giusto esatto, utilizzarle, però in mancanza di fragole vanno bene anche le mele. Bene, tanto per no, ma secondo me questa è una di quelle ricette furbissime, basta cambiare la frutta. Esatto, perché questa in origine sarebbe nata come torta di mele, cioè e la allora ricetta base della torta di mele, che però noi siamo in stagione di fragole, facciamo con le fragole. Hai capito. Ma perché non l'abbiamo chiamata allora la furba torta di fragole? Esatto, scusa. Molto va bene, furba. La furba torta di fragole, spostatevi, fatemi sto favore, perché devo spiegare ai nostri Golden Chef quali sono gli ingredienti: 200 g di farina 00, 100 g di burro, 130 g di zucchero, 2 uova, un pizzico di sale, una bustina di lievito, 250 g di fragole. Oh, può far bacco le fragole per una torta di fragole, incredibile. Ma questa, se te la impari a memoria, la ricetta, quella che tac, te sì, dici. Me la devo pure tattica. Imparare a memoria. È molto tattica. Posso portarmi a casa il gobbo elettronico, che così ho tutti gli ingredienti. Ma dai! Va bene. Ok, bene. Allora andiamo. Ti puoi trasferire di qua a te la tua amica cartellina? Certo, grazie. Io la mia amica cartellina è come dire l'amico invisibile in un certo qual beh, senso. Sì, di alcuni bambini. Con te. Sì. È bello parlare con te. Aspetta, perché io a Rossella volevo chiedere una cosa che mi ha molto incuriosita. Allora, cominciamo intanto a montare le uova intere, due uova medie, con lo zucchero. A uova medie, perfetto. Sì. Benissimo, allora parlerò proprio della cosa che ci stava a cuore. Esatto, certamente. No, perché dovete sapere che Rossella, appunto, abbiamo detto nella prima parte della puntata di quest'oggi a Due Chiacchiere, che è una blogger consulente d'immagine. Sì. Tu non sei sola, mi pare di capire, a organizzare corsi, workshop, cioè ti occupi proprio di formare anche. Sì, spesso facciamo questi corsi e a volte sono in collaborazione. Ah, ok. A volte ne ho fatti anche con Elisabetta, che è stata qui da voi qualche tempo fa. Malabetta, ciao! Che è qua, facciamo, mi sembra facciamo finta che non sia qua. Wow! Abbiamo spesso collaborato io ed Elisabetta. Sì, sì. Betta. Perché finalmente. Lei mi sgrida sempre che io la chiamo Elisabetta. Lei vuole essere chiamata Betta. Eh sì, infatti è un po' strana questa roba. Sì, che strana quindi ragazza. Come mai? Anche a me il è più bello, no? Come il è, sì, boh. È più confidenziale. Ma sì, ma insomma, d'altronde. Ecco, e quindi, insieme collaborate e organizzate corsi. Organizziamo corsi di lei, non di moda. Cioè, con lei facciamo altre cose, però i miei sono di moda, quindi di consulenze, d'immagine, magari per spiegare, non so, che cosa utilizzare, che cosa mi devo mettere durante il giorno, che cosa mi devo mettere per andare al lavoro, che cosa mi devo mettere di sera. Certo, perché effettivamente, adesso, al di là di quella che può essere la parte ludica, ci sono delle situazioni, magari un colloquio di lavoro molto importante. Esatto. Che sbagli, ma magari. Certo, un dirigente o futuro dirigente che ha bisogno di essere, o una futura dirigente, perché è molto importante non presentarsi eccessivamente a un colloquio di lavoro. Cosa ne perché pensi? L'immagine è il nostro biglietto da visita, sì. Cioè noi non possiamo presentarci a un colloquio di lavoro con l'abbigliamento sbagliato, certo. Perché già siamo eliminate in partenza. Assolutamente. E poi di non uscire in ciabatte, ribadiamolo, di non uscire in ciabatte. Non solo, ma tu hai una sorta di vademecum che io ho fatto mio, però è troppo importante, non voglio dirlo adesso perché lei perché non sente. Sente. Aspettiamo è te. Finito? Dimmi. Allora no, perché lei dice, Rossella dice delle cose amiche in particolare importantissime. Vorrei far capire alle donne che andare al supermercato a fare la spesa in ciabatte o in tuta, senza trucco, spettinate, tipo scappate di casa, non si fa. No, assolutamente. Non si fa mai. Vorrei dire a quelle che mi dicono non ho tempo per queste cose, sono sempre di corsa, che ci vuole lo stesso tempo per vestirsi male o per vestirsi bene, servono solo 10 minuti per truccarsi e pettinarsi. Sì, non ci sono scuse. Vorrei far capire l'importanza degli accessori, molto spesso tu e io ne parliamo, Ilenia, possiamo indossare abiti non nuovi, ma arricchirli con degli accessori come una bella cintura, una collana, dei begli orecchini. Certo. Vorrei dire alle donne che non importa avere abiti costosi, basta avere un po' di gusto, poi con quello che offre ormai è sono vero, catene che ti permettono low di avere cost, una bella bisogno, fantasia, sì. Esatto. Ma certo, assolutamente. Vorrei far capire, qua mi è molto piaciuto perché mi sei venuta in mente tu. Aiuto. Preparatevi. Aiuto. Vorrei far capire che una donna a 50 anni è ancora giovane e può indossare abiti giovanili alla moda. Intanto io ne ho 47. Intanto. Me ne mancano ancora 3 per arrivare ai 50. Vedremo ai 50. Sto ovviamente scherzando. Ma povera. Però, sono io la prima a prendermi in giro. Però dovete sapere che il lavoro di Rossella è molto bello, secondo me, perché
è basato sulla sorellanza, sul fatto di amare le donne e insegnare alle donne ad amarsi, vero? Assolutamente, ecco. Dobbiamo vestirci bene, tenerci per noi stesse, non per gli altri. Tra i 35 e i 55, 60 anni? Scatta un po' di crisi, entriamo in crisi perché non ci piacciamo più, perché ci vediamo vecchie, le prime rughe, i primi capelli bianchi, quindi si va un po' in crisi. Ti vedo in crisi, cosa sta succedendo? No, sto solo ascoltando. Era molto interessata in questo discorso, a proposito, Ma entriamo comunque un po' in crisi, tu dici che entriamo sia un po' in crisi, sì. Quindi come non fai ci a convincere una signora che ti chiama a uscire da questo guscio? Perché bisogna far capire a questa signora che va in crisi, che insomma basta poco per tenersi. Poi quando si vede meglio, allora si piace, quindi diciamo allora è vero che... Perché c'è questa tendenza a lasciarsi un po' andare. Ecco. E quando comprate qualcosa, mi stavi dicendo, vero Rossella, fatelo perché vi piace. Non dovete far contento per forza vostro marito, i figli, i fidanzati. Non si fa mai per gli altri, bisogna farlo per se stesse prima di tutto. Ecco. Poi se proprio insomma, se vostro marito dice beh questa te la regalo io, va bene. Allora in questo caso chiudo l'occhio. Esatto, no, bisogna dire ho visto una bellissima camicetta. Così, è la tattica giusta. E rimani, va. Suggerisce la tattica. Vedo i signori uomini qui, Leo, Gianluca, così funziona. Ho visto una bellissima camicetta. Mi stava benissimo dopo 10 minuti. Gianluca, non nasconderti là dietro, fa di no con la testa lui, vabbè. Oppure la compri, la metti nell'armadio e dopo un mese che l'hai comprata la tiri fuori, te la metti e lui ti dice nuova. No, a un mese. Non ti sei mai accorto di questa camicetta? Però è brava, sa tutte le tattiche. Sì, guarda, mai fatta, le astuzie. Giuste. Mai fatta questa cosa. Fa tesoro, lei ha un sacco di amiche abbastanza simpatiche, no, diciamo. C'era per una su Confidenze una storia racconta, parla una donna una storia racconta. Quindi ti sei fatta una cultura con quelle cose là. Ecco dove hai imparato queste tattiche. Scusate un momento, perché questa torta di fragole ovviamente procede, tu stai mescolando le farine, zucchero o farina? No, così. Allora montato Uova con lo zucchero. E adesso ho aggiunto il burro fuso, freddo. E adesso sta mettendo la farina setacciata con il lievito. E io cosa ho detto? Le farine. Le farine era troppo generico. Zucchero. Era troppo generico, va bene. Santo cielo, ma come siete pignole. Sta aspettando me, tu siete veramente pignole, mi date persino fastidio, guardate. Aspetta che ti tolgo un po' di roba. Che poi allora, quando aggiungete la farina avete una frusta elettrica, la cosa importante è cominciare già a fare questo lavoro, perché appena parte... Quello che faccio sempre io faccio volare... Ok, invece tu lo usi come fosse un mestolo, giusto? Le fruste le usi come un mestolo all'inizio. Da ferme, muovi e poi... Esatto, c'è sempre da imparare. Allora, una volta amalgamato il tutto spegnete, perché altrimenti si sa che la farina sviluppa una crisi di identità, presumo. Dai, la maglia glutinica, mannaggia. Esatto, e quindi volta. La torta non deve non essere più bella, fragrante. Ma che debba sopportare sta donna. Che vabbè, sacrificio enorme. Mia. Meno male che ci sei tu. Oggi sì, dai, oggi ti va bene. Okay. Questa è la densità che deve avere? Sì. Non sporcare, perfetta. Che devo pulire io poi. È perfetta, direi che è stata brava. E perché le fruste e non la planetaria? Mi viene proprio spontaneo chiederti. Chi è che te l'ha chiesto? Enrico, chi vuoi che l'abbia chiesto? Perché le fruste e non la planetaria? Perché è bene anche far vedere che abbiamo le fruste elettriche. Abbiamo tutto. No, dai. Ma no, perché comunque sono pochi ingredienti, basta semplicemente amalgamare e poi... Ma farti gli affari tuoi, no? Oh, santo cielo. Ma guarda te che devo dare spiegazioni di tutto. Quando io vi dico che qui è una buca, non lo dico perché sono simpatica, ma la verità... Scusa. No, deve sapere perché uso le fruste. Anche tu stai piangendo. Che ricco. Ma anche tu, oddio. Queste domande trabocchiste. Lo sai cosa mi hanno chiesto? Una volta, se abbiamo un copione da seguire. Sì, pedissequamente, guardate. Ha detto, ma voi siete così brave perché avete un copione da seguire? No, penso se ce l'avessi. Mamma mia, va bene. Allora, a questo punto, togliamoci un attimo di mezzo. Era troppo tecnica perché te l'avessi fatta tu questa domanda, cioè proprio. Allora, infierisci, no? Ok. Bene. Scusate perché non so quanto tempo io qui, grazie, 3 minuti, mi viene da piangere, mi è venuto in mente mio nonno, scusate.
Allora, versiamo. Sì. Sì. Vado io? Vai tu. Vado io? Sì. Potrei fare dei danni, eh. Vuoi che faccia io una mano? Guarda, volentieri. No, ma molto magari volentieri. Ti darò una mano io. No, ma va benissimo, diciamo, così, guarda. Rovescia tu. Dava un senso alla mia presenza. Ok. Capisci? Mamma che risate, ragazzi, veramente. Questa me la devo veramente rivedere nelle repliche delle repliche, perché è troppo bella sta cosa. Ah, che meraviglia. Allora, lo stampo deve essere comunque di una dimensione adeguata all'impasto. Se volete un'altezza maggiore, riducete la circonferenza. Certamente. Oppure raddoppiate le dosi. Ok. Giusto. Che perché non raddoppiare le dosi, mi sono considerato che... Certo. Cioè, no? Trattandosi di una simpatica torta di fragole fatta con le fragole. Esatto. Ecco. Raddoppiamo, che poi a me le fragole piacciono tanto. Ma per esempio questa con le pesche. Sì, certo. Con le albicocche, sì, si può fare un con po' le prugne. Con l'uva. Con l'uva. Cosa dite? Anche togliendo i semini in anticipo, okay. Naturalmente. Sì. Ok. Anche con le ciliegie tolgo i semi. Esatto. Magari. Perfetto. A meno che non ora, cosa succede? Aggiungiamo le fragole. Che tu hai tagliato, che io ho tagliato, a cui hai tolto, diciamo, il picciolo. Sì, e ho tagliato a metà. Longitudinalmente, ecco qua. Le aggiungo proprio così. Le metti un po' come viene o c'è un senso? Un minimo un po' di come la raggiera, tipo sì, in teoria, come le mele. Sì, con un senso, nel senso che si va così. Che bello. Però insomma si può mettere, okay, anche. Ok, mi piace tanto. Non vuole. C'è Malabetta che dice sì, vero? Malabetta prova? Eh sì. Allora siamo a posto. Malabetta, che è stato bellissimo, ci raccontava in camerino che quando è venuta qua a cucinare con noi era tranquillissima e invece ha avuto la tachicardia quando a casa si è vista, si è in trasmissione, vero tesoro? È così, ma è colpa di Enrico, Enrico Bianchi fa questo effetto. Che poi se riusciamo io e lei abbiamo in mente un qualcosina. Avete un progettino insieme? Ma dai, sono contenta, dai, ne parleremo a tempo debito allora. Ok. Ecco qua. Quando noi sarà organizzato tutto pronto, la inforniamo. Sì, sì. Allora, quanti gradi per quanti minuti? Allora, 180 gradi per 30-40 minuti, poi dipende dal forno. E dall'altezza, perché esatto, più è l'impasto è, certo, è bello corposo, più tempo ci vuole. Vale, certo, sempre la prova a stecchino. Ah sì, per farti capire che naturalmente, cioè quando, certo, tu le estrai ed è asciutto che non ha la pastina da capo, vuol dire che è pronto. Che è pronta. Siamo pronti già noi? Sì, vai, vai. Abbiamo le simpatiche offerte per voi. Oggi va così. Abbiamo delle meravigliose offerte per voi. Anche capovolta. Va bene. A tra poco. Benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con le offerte dei supermercati Alì e dei centri Aliper. Fino al 12 giugno, il risparmio garantito dei prezzi bassi. Un esempio? Riso Gallo Blonde per insalate da 1 kg a 1,49 € per i possessori di carta fedeltà. Oppure condi riso Berni leggero da 180 grammi o l'originale da 285 grammi a 1,29 € per i possessori di carta fedeltà. E ancora, coppa piacentina DOP a 1,90 € al letto. Infine, una piccola curiosità sui supermercati Alì. Lo sapevate che Alì Supermercati ha messo a dimora più di 10.600 nuovi alberi in Veneto e in Emilia-Romagna, migliorando la qualità dell'aria e riqualificando le aree verdi del nostro territorio. Alì Aliper, qualità al prezzo migliore. Siamo pronte ovviamente a farvi vedere che capolavoro è uscito, la nostra torta. Secondo me è stata, sì, l'allegria con cui anche è stata preparata. Sicuramente. Cosa ne pensi, sicuramente, Rossella? Assolutamente, ecco, sì. Allora, la torta esce così, come la state, sì, vedendo adesso. Che cosa ci manca? Ci manca la spolveratina di zucchero a velo sopra. A me piace tanto che le... siano, cioè, proprio, esatto, le fragole siano affondate. Sì. Trovo che sia proprio sinonimo di torta casalinga, che ne pensi? Esatto. Bravissima. Vero? Anche da colazione, questa, brava, è perfetta per la colazione. Bene. Anche da merenda, sì, da merenda, anche dopo, certo, cena. Sì. Anche alle 10:30. Anche prima di andare a letto. Anche prima di andare a letto. Che come spuntino, ecco, vero? Allora, sì, diciamo che questa, giusto, è la torta che va bene sempre nell'arco delle 24 ore. Esatto, ok. E quindi questa... E poi se vogliamo decorarla, perfetto, con un paio di fragole, ma giusto così.
Dicevamo, ricordiamo però che c'è la possibilità ovviamente di utilizzare anche altra frutta, se certo. vuoi, cosa dici? Magari lo ripetiamo, dicevi anche, non so, le albicocche, le pesche, le mele, le pere, esatto. Le ma prugne. Ma fonderanno sempre? Tutti i pezzi di frutta fonderanno? Sì, perché sono più pesanti dell'impasto stesso. Ma è bellissima sta roba. Se non volete, se avete una torta tanto alta e non volete che affondino proprio sulla, verso la base, dovete infarinarle. Infarinate la frutta, ecco. E allora in quel caso si aggrappa all'impasto e non scende. Ok, rimangono sopra, però esatto. la farina naturalmente si cuocerà, per cui non darà fastidio. Esattamente. Attenzione, una cosa che invece a noi non dà mai noia è sapere che sta arrivando Ice Veneto per l'abbinamento con il vino. Dolce alle fragole. Ciao Ilenia. Da allora ho pensato a una vera chicca, perché veramente avete fatto un piatto stupendo. Nella semplicità, però la presentazione è veramente incredibile. Allora ho pensato a un vino incredibile, è il nostro Fervo. Quindi non solo con il cioccolato. Assolutamente no, qui c'è un richiamo con la frutta rossa che va benissimo. Ti ricordo che l'uva è sempre l'uva Marzemino, è una vera chicca del Veneto, sono poche le zone del Veneto dove viene coltivata l'uva Marzemino, un pochino a Breganzi e un pochino qui nella zona dei Colli di Conegliano, in particolare a Refrontolo. Infatti questo si chiama Refrontolo Passito, fa parte della denominazione Colli di Conegliano DOCG, l'azienda è a Storia, abbiamo appassimento fino a poco prima di Natale, dopodiché si fa la pigiatura, pigiatura e spatura, si fa fermentare il vino e in primavera lo si imbottiglia, quindi mantiene la fragranza, proprio il profumo del frutto croccante rosso nel calice. Proviamo a metterci il naso. Senti questo profumo proprio di ciliegia, di mora di rovo, mora di gelsonero, croccante, appena raccolta, spremuta quasi. Proviamo ad assaggiarlo. Un sol lucchero, piacevolissimo, dolce ma con una buona acidità e in più c'è questo tannino che asciuga la bocca. Pensavo insomma di averlo sentito solo io questo tannino. No, certo, con l'uva rossa c'è sempre il tannino, buono. Però qui abbiamo anche tanto zucchero dall'altra parte, quindi zucchero e tannino vanno in contraltare, creano grandissima piacevolezza e questo è uno dei 2500 vini censiti sulla nostra guida online Vinezia, accessibile dal nostro sito online www.iceveneto.it. Votate per Francesco, Vito, Francesco, Antonio Damanti. Va bene, dai, va bene. Grazie, grazie. Glitterchampagne.com, questo è il blog della nostra consulente d'immagine, Rossella Santini. Anche su Instagram, sei su Instagram. Esatto, esattamente. Certo. Volevo ricordarvi, visto che oramai insomma, è di prossima uscita, il nuovo libro scritto a quattro mani con Nicoletta Cillara, scrittrice genovese, anche lei diciamo specialista della moda. Sì, sì. 50 sfumature di stile, manuale di sopravvivenza allo shopping compulsivo. Ricordatevi che lo shopping compulsivo non è una cosa da prendere sotto gamba e se c'è qualcuno che vi dà una mano come queste due belle donne, insomma, approfittatene. Questo invece è un pensierino per te, Rossella. Grazie. È stato veramente un piacere averti qui con noi. Grazie per i suggerimenti che ci hai dato. A telecamere spente ha consigliato Enrico di non usare più quei maglioncini che gli tirano un po' sulla pancia, però è un'altra cosa. Un abbraccio a tutti, sì, grazie. L'ha lavato male. Grazie a voi. Cos'è? L'ha lavato male. Si è ristretto, sì. Ah, ok, si è infeltrito. Timoevaniglia.com, ricordatevi il blog della nostra meravigliosa Ilenia Bazzacco. Anche un bacio a tutti. Un bacio a tutti. Ciao. Ciao Malabetta.